uno. Il decreto ospedale psichiatrico. Ah, quello perché non vengono ancora chiusi. Pratico di Roma, sì. Sì, beh, pratico di Roma, sono qui attorno, il resto dopo non conosco niente. No. Io faccio casa e lavoro. Non è, alcuni vengono, ne approfittano e fanno le gite turistiche. Io che vengo dal mondo del lavoro invece penso solo al lavoro. Al lavoro. Dalla Svizzera si pensa solo di lavoro, sempre si parla di lavoro. Questa è la musica di un film che Walter Mitty non l'ha visto. Qual è? Walter Mitty, no, no. Segreti di Walter, no, era un film di adesso, che è uscito da poco. Io con quell'attore di Ti presenti i miei, ti mi presenti i tuoi, un attore comico, Ben Stiller. Infatti io vado, il mio coso è vado a vedere solo film comici no, dove devo, sì. Devo ridere perché mi devo divertire. Io vado, se vado al cinema vado per rilassarmi, non è che mi vado ancora a preoccupare dei problemi. No, quello o, film molto, se no mi ci metto a dormire. Tua moglie sta in Svizzera o viene qui? Sta in Spagna, adesso sta in Svizzera perché siamo stati a Pasqua dal figlio lì a Lucerna. E allora, bellissima città Lucerna. Ed era una bella giornata di sole che mi sono rifatto una bella passeggiata lungo il lago, una cosa favolosa. E dopo lì si rincontrano anche tutti gli amici, capito? E quasi, e poi ci si va a bere una bella birra, la spina, sai? Buona, sì, 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 sì. Nella birra lucernese è l'Eichhoff, no? Eichhoff Beer, no? Allora ci si ribeve una bella birretta molto volentieri. Ha fatto fare la pace tra le Coree stamattina? No. Beh, stamattina ho incontrato l'ambasciatore di loro, sono subito favorevoli. Perché io ho mandato un telegramma all'ambasciatore Pai, si chiama, della Corea del Sud, alle vittime che sono state del naufragio. E questa mattina ho ricevuto alle 9 l'ambasciatore della Corea del Nord. Anche loro mi hanno detto: guarda, cosa fai? Noi abbiamo fatto subito un intervento proprio perché noi molti ragazzini, perché erano ragazzini. Ma a parte sì, sono sempre i nostri fratelli. Poi trovo giusto, ha detto, per noi sarebbe subito da fare la pace. Per noi non c'è un problema, purtroppo loro sono si fanno, non so, trasportare da altre nazioni, invece dice, se fosse per noi, dice, noi facciamo subito, ci sediamo al tavolo subito, perché dice anche su quanto riguarda il nucleare, noi lo leviamo anche domani, non è un problema, è chiaro che lo dobbiamo levare tutti e due, non è che magari io lo levo e poi loro magari... Dice, dopo noi che facciamo? Difendiamo i nostri cittadini con le frecce o con i bastoni. Credo che fosse un bocconcino la Merkel da giovane. Ma non lo so, da me, ma sicuramente che da giovane era una bella donna. Sì? Sì, penso di sì. Non, chiaro che adesso ormai è quel che è arrivata la sua età, insomma, non è che... Ma anche noi quando un giorno... Adesso siamo ancora giovani. Sì. Prendevo bene. Ma che cosa faceva lei in Svizzera? Io operaio tessile. Operaio, e erano pagati bene? Ma io ho fatto capo operaio, ho cominciato da operaio a 17 anni e ho fatto tutta la scaletta per fino a, all'ufficio di amministrazione dove facevo le prove, dove si faceva, insomma era un jolly, era un jolly in ufficio, sapevo fare tutto quello che riguardava la tessitura, tutto quello che riguardava la filatura. Di Pietro, anche con noi giornalisti, una dietro l'altra, scrivi una riga, arriva subito la querela. È una cosa incredibile, io infatti ho scritto il libro, lui aveva fatto una querela a me
e a Sgarbi, perché io ero a casa di Sgarbi, sono andato così che dovevo andare a mangiare spaghetti, e mi chiama la zanzara, Luciano. È stato a parlare di Pietro là, quando io sono andato via, e ha trovato un po' su che sono preso di Sgarbi, di queste nove, passami Sgarbi ha detto, quello è un ladro, la mura, ha rubato tutti i soldi, quello. Insomma, era detto di tutti i colori. E poi ha fatto la denuncia a lui, ma io non ho detto niente, solo perché stavo a casa di lui, ma mi ha accusato veramente. Dopo sono andato all'avvocato perché mi ha mandato la cosa. Ha detto, questa è una grande vittoria. Dice, se lui ti ha denunciato vuol dire che sei grande. Dice fatelo. Lascia la medaglia. Dice, questa è una bella medaglia, che lui se ne viene. Guarda, io diciamo. Io l'ho ringraziato perché mi ha messo in lista. Lui come presidente di partito che fa la campagna contro. Scusa, allora che cazzo mi fai mettere in lista? Certo. No, ma lui non ha capito. Perché lui pensava che mi aveva messo il numero 2. Che mi aveva eliminato. Non ha capito niente che all'estero sono le preferenze. Aveva messo uno, un altro. Io, deputato uscente, mi metto numero 2. E mette, non è che hai messo una Miss Mondo o uno scienziato, posso pure capire, no? Ha messo un pizzaiolo. Scusa, si è messo un pizzaiolo perché quello. Va bene. Io non me lo dico.